Eccoci nuovamente in studio, dove ascoltato appunto dal voce di Tullio De Piscopo, appunto Andamento Lento, un grande successo del 1988, dopo aver ascoltato appunto dalla viva voce di Tullio De Piscopo le sue impressioni, che tra l'altro l'altra sera ha duettato anche, ha partecipato al festival, perché ha partecipato al progetto appunto di Fabio Concato, la canzone di Fabio Concato, che parla appunto del titolo Oltre il Giardino, parla di un lavoratore cinquantenne che resta senza lavoro e si dedica a fare il giardiniere. E a questo punto invece andiamo avanti con le nostre interviste, i nostri collegamenti appunto con i grandi personaggi che hanno scritto le pagine più belle della canzone italiana, proprio del festival, e con un grande protagonista che io stimo moltissimo e sono veramente felice di averlo qui in diretta questa sera, e si tratta appunto di Bobby Solo. Ciao Roberto, Roberto, grazie Satti, carissimo, ciao, saluti a tutti. All'anagrafe Roberto Satti, ma Bobby Solo in arte conosciuto da tutti. Sì, dal 64 come artista il mio nome è quello. Tra l'altro 14 partecipazioni, se non sbaglio, vero? 14 partecipazioni, l'ultima 3 anni fa con mio grande amico Little Tony, appunto. E ricordiamo appunto i tuoi anni di partecipazione, che sono il 64, 65, 66, 67, 69, 70. Ricordo che erano La lacrima, Se piangi se ridi, Canta ragazzina, L'amore un romantico blues, Zingara, faccio fatica a ricordare tutte, te le dico tutte, Gelosia, Non posso perderti, Tu stai, Ancora ti vorrei, poi Rimpianto, che andò molto male, Questa volta con gli Yardbirds, che non c'era Jeff Beck perché era andato con una ragazza in America, era scappato, c'erano gli Yardbirds senza Jeff Beck, insomma sono 14, ma... Però ricordiamo con grande, penso che anche tu ricordi con grande piacere, quella del 65 per esempio, dove hai vinto con Se piangi se ridi, come no, ma anche perché poi avevo dei partner d'eccezione, i New Christy Minstrel, certo, dai quali poi uscirono Kim Carnes, Barry Maguire, quello di Evil Destruction, e Kenny Rogers. Kenny Rogers non aveva i capelli bianchi, tutti i capelli belli castani, e la Kim Carnes non aveva i capelli biondi tutti buclati, ma c'aveva un caschetto alla Vergottini color rosso Tiziano, e con loro durante i giorni delle prove la sera si andava nella sala riunioni dell'hotel di Bordighera e si suonavano canzoni folk di Peter, Paul e Mary, John Baez, e si cantava fino alle 4, alle 5. Per me, con tutta quella gente brava che suonava, era una pacchia. Poi non dimentichiamo il 69 con Zingara, chiaramente, insieme a Io a Zanicchi, che hai vinto, certo, nuovamente come festival. Certo. Sì. Però diciamo, perciò sicuramente un grande passato sanremese, un grande diciamo presente e futuro nella musica italiana in ogni caso. Grazie. Dimmi una cosa, Bobby, quanto è importante Sanremo per un artista oggi? Ma io oggi credo che lo sia sempre. Diciamo che moralmente Sanremo è una specie di Oscar, una specie di proprio una celebrazione sempre, anche perché c'è una grande attenzione dei media, dei giornalisti, che ti dà una grande esposizione. Diciamo che secondo me però la potenza, visto che i dischi oggi hanno un momento di crisi, io credo per il fatto che bisognerebbe abbinare ai CD un DVD, perlomeno come fanno Bruce Springsteen, certo, e tante altre persone, almeno 6-7 pezzi, cioè un qualcosa da vedere, perché secondo me proprio quando eravamo noi giovani e sentivamo una canzone come Polanca, Put Your Head on My Shoulder, come Love Letter di Pat Boone o Elvis, noi chiudevamo gli occhi e con la forza della fantasia, visto che non c'era MTV, non c'erano i video, noi facevamo il video con la nostra fantasia chiudendo gli occhi. Ma adesso con queste meravigliose tecnologie la gioventù e anche quelli insomma giovani ma un po' più grandi apprezzano molto anche la parte di vedere un concerto, di vedere un artista mentre sta esibendosi, e non di immaginarlo nella mente come facevamo noi, che non c'avevamo niente, allora dovevamo farlo per forza così. Quindi io credo che questa è la crisi del disco, ma penso che Sanremo ha perso un po' la forza di vendere i dischi, non per colpa di Sanremo, ma per colpa del fatto che
i dischi oggi si vendono molto meno, tant'è vero che ricordo che il fanalino di coda, quello più che si vergognava di non avere venduto niente, Fabrizio Ferretti nel 64 vendette 350.000 copie, mentre oggi mi dicono che ho 50.000 uno al disco d'oro. Eccoci, giusto? Sì. Sì, eccomi Bobby. Quindi questo è il problema. Il problema è Quello di attenersi, secondo me, andare anche di pari passo con i tempi, perché ovviamente la tecnologia cresce, ovviamente. La gente ormai chiede anche il DVD, come fanno i grandi artisti americani, e non vedo perché non dobbiamo adeguarci, insomma, sicuramente. Io penso che sarebbe bello che le case discografiche considerassero ormai nel costo, senza maggiorarlo, che già la gente giustamente si lamenta che costano troppo. Io penso che sarebbe bello se potessero contenere i costi lo stesso e offrire il CD e almeno 6-8 pezzi in video, in DVD. Certo. Senti una cosa, Bobby, tu sei stato sempre al centro di aneddoti particolari, appunto, per quanto riguarda il festival. Sì, è vero. La storia racconta, appunto, che tu sei stato il primo cantante che ricorre al playback. Com'è stato? Vero, la paura fu tremenda. Io non avevo fatto gavetta, avevo cantato in qualche liceo a Milano. Mio padre mi aveva trapiantato a Milano perché aveva per me delle mire come avvocato, notaio, e mia mamma mi voleva parroco. Si diceva: sarai sempre vicino a tua mamma e non andrai con le altre donne. E purtroppo io non l'ho molto accontentati, perché ho fatto quello che mi diceva il cervello, di fare il cantante. Per cui andando, trapiantandomi a Milano, ho cominciato la mia carriera, ma in qualche liceo cantavo così, ma ero timido, imbranato. E se non sbaglio, questo playback fu proprio con una lacrima sul viso, sbaglio? Eh sì, perché quando arrivai là, vidi tutti i giornalisti, tutta la gente, ho cominciato invece di fare da una lacrima, ho fatto, è uscito un rantolo. Pesavo 62 kg. E la canzone fu molto... La canzone fu squalificata, tra l'altro fu l'anno in cui vinse il Giro da Cinquetti con Non l'età, sì, e tra l'altro sì, era un solo vincitore quell'anno a Sanremo, tra l'altro. È vero, è vero. C'era uno dei favoriti, Polanca, ma io penso che ho un po' spiazzato la sua parte perché maschile, perché loro la RCA aveva puntato parecchio su Polanca, ma molto. Può darsi che io ho un po' rotto le uova nei panieri senza volerlo, anche perché onestamente col playback si sentiva molto meglio. Tuttora io non è che voglio criticare, ma sto vedendo il festival, adesso l'ho abbassato per parlare con te, certo, ma io sento più i violini della voce, eppure c'è gente come Albano che ha una voce potentissima, o Joe Stone, o sento gente che ha una voce che squaglia il microfono e faccio fatica a sentirlo pur alzando il televisore. Ma poi diciamo che può succedere un problema di voce, chiaramente. Io ricordo qualche anno fa, per esempio, Nino Buonocore, che fu costretto a cantare con una tonalità più bassa perché non riusciva, era scocciato. Ci stanno le laringiti, ci stanno le notti, certo. La mattina alle 9 le conferenze stampa, la sera uno si fa un po' trascinare, va a fare un po' di baldoria in qualche bel locale, discoteca, una bella sudata, qualche sigaretta di più. Il fattore stress, mica questa è un'avventuraccia. Poi diciamo che la canzone La lacrima sul viso, che fu squalificata quell'anno a causa di questo playback, poi naturalmente è diventata una delle colonne portanti, appunto, della musica italiana. Sì, grazie al cielo, sì, è una delle, diciamo, 10-12 canzoni considerate evergreen, cioè sempre, certo, verdi. Sempre verdi. E poi naturalmente Bobby Solo si è rifatto l'anno successivo, nel 65, vincendo Se piaggi se ridi, cantando rigorosamente dal vivo, e nel 69, sì, appunto, con Zingara insieme a Iva Zanicchi. Senti, sempre dice... molto emozionato, perché ho sempre avuto paura, per altri 7-8-10 anni la mia insicurezza mi ha accompagnato. Senti, invece ti volevo dire, proprio parlando della lacrima sul viso, che sì, fu proprio la canzone, incriminata appunto quell'anno per questo sì, playback, sì, che poi è una canzone bellissima, qui si rincorrono tantissime leggende, tantissimi aneddoti per la nascita di questa canzone. Sembra che addirittura sia stata scritta da Mogol mentre andavate in aeroporto, oppure...